Va alla Vastese il derby tutto adriatico contro il Pineto all'Aragona. In uno stadio senza pubblico i biancorossi si impongono 2-0 con un gol per tempo, massimizzando le poche occasioni di una partita agonisticamente combattuta che ha visto attimi di paura nel primo tempo con lo scontro di gioco in cui il centrocampista biancazzurro Paoli ha avuto la peggio. Ma riavvolgiamo il nastro e andiamo con ordine. 4-3-3 per Fulvio D'Addario, che deve rinunciare a Capitan Di Filippo, squalificato per una giornata. In difesa c'è Altobelli. Nel 3-5-2 del Pineto non c'è Pepe, che non al top, parte dalla panchina. Amaulo arretra in difesa Paoli, con Caprioli inserito a centrocampo dal primo minuto. Primo lampo di marca biancazzurra all'ottavo con Minella, che riceve palla sul filo del fuorigioco, tagliata fuori la difesa vastese che cerca di ripiegare da posizione defilata. Il diagonale dell'attaccante è ribattuto in calcio d'angolo. Al 12esimo risponde la vastese con una conclusione ad incrociare di Scafetta, che viene deviata in corner sorvolando di poco la traversa. Sul successivo calcio d'angolo i biancorossi si sbloccano la partita. Il più lesto in area è Pierpaoli, che di testa supera Mercorelli e porta in vantaggio i suoi per l'1-0 aragonese. La gara è combattuta ma a varia di occasioni, con la Vastese che controlla e il Pineto che cerca di recuperare senza tuttavia riuscire ad essere incisivo. Attimi di tensione alla mezz'ora, quando nel tentativo di colpire di testa un pallone si scontrano tra loro e rimangono a terra Paoli e Bosco. I giocatori della Vastese nei pressi dell'azione richiamano immediatamente i sanitari in panchina. Si forma un capannello attorno ai due giocatori del Pineto rimasti a terra, che dopo qualche minuto riescono a rialzarsi. Bosco riesce a proseguire. Ad avere la peggio invece è Paoli, che seppur cosciente è costretto ad abbandonare il terreno di gioco e viene portato via in ambulanza. Al suo posto entra Pepe, che seppur non al top della condizione viene gettato nella mischia da Amaulo. La gara riprende dopo circa 4 minuti. Il Pineto prova a farsi vedere dalle parti di Di Rienzo. Al 37esimo punizione di Mininkleri, tentativo sul primo palo di Barlafante, chiuso in corner dall'attenta difesa biancorossa. Ancora un cross dalla destra di Mininkleri al 45esimo per la testa di Minella sul secondo palo, ma il centravanti sbilanciato non riesce a colpire con incisività e Di Rienzo può bloccare senza problemi. Termina così sull'1-0 la prima frazione. In apertura di ripresa al sesto, occasionissima per il Pineto, che potrebbe pareggiare i conti con Mininkleri, che al termine di un'azione insistita calcia incredibilmente fuori bersaglio da posizione centrale e poi si dispera. Ancora interruzioni poi tra il 19esimo e il 21esimo della ripresa. Al 19esimo, dopo un intervento guai muscolari per Diallo, che rimane a terra e poi viene accompagnato fuori dai sanitari, il difensore non riesce a proseguire. Al suo posto entra Tancredi. Quindi al 21esimo altro scontro di gioco, che questa volta vede protagonisti Bosco e Monza. Mentre i due sono a terra si accendono gli animi tra Minella e Pierpaoli, che viene ammonito. I due riescono a riprendere il gioco prima di essere poi sostituiti entrambi dai rispettivi tecnici. Inevitabilmente la gara perde di ritmo ed è difficile riuscire ad imbastire gioco. Merito degli aragonesi, in una partita che non regala moltissime occasioni, e avere la lucidità di concretizzare quelle avute e di portarsi sul 2-0 al 28esimo grazie ad un'azione personale del neoentrato Alonzi, che se ne va sulla sinistra, rientra sul destro e fa partire un diagonale ad incrociare che si insacca al fil di palo e che vale il 2-0. La risposta del Pineto su punizione al 34esimo è affidata a De Biase, che dal vertice sinistro impegna Di Rienzo, che con un bel colpo di reni alza oltre la traversa. È l'ultima emozione di un derby che premia la Vastese, che grazie ai 3 punti fa un altro passo avanti verso la zona playoff, scavalcando momentaneamente proprio il Pineto, che rimane a quota 39, seppur con 2 partite da recuperare, e che resta col fiato sospeso per le condizioni del proprio giocatore simbolo, le cui condizioni appaiono serie. Mister Amaulo, è sembrata una partita un po' stregata un po' dall'inizio, nel senso che è partita un po' storta fin dalle prime battute. La Vastese è riuscita a massimizzare al massimo le occasioni avute in una gara in cui non ce ne sono state tantissime. Il Pineto ha provato, ma probabilmente è stato poco incisivo. Ma dal mio punto di vista abbiamo fatto la partita per 90 minuti, abbiamo provato sempre a giocare con anche ottime trame di gioco. E siamo mancati nella conclusione, siamo avvicinati più di una volta vicino alla porta avversaria e abbiamo subito 2 gol su l'unico di 2 tiri in porta dalla partita, quindi diciamo una giornata che
è andato un po' tutto storto, per di più ci si è messo anche l'infortunio di Paoli. Mister, adesso bisogna immediatamente, ecco, resettare, insomma, la negatività di questa domenica e ripartire in vista dei prossimi impegni, anche perché insomma ci sono anche due partite da recuperare per il Pineto. Sì, è chiaro, possiamo fermare oggi. Di positivo c'è la prestazione, perché secondo il mio punto di vista abbiamo giocato per 90 minuti e nelle conclusioni finali ricordo un paio ottimi, clamorosi, con Minel nel primo tempo, con Millingleri nella seconda frazione dove siamo andati vicinissimo al gol e poi abbiamo calciato, non abbiamo centrato la porta, quindi lo sviluppo del gioco c'è stato e l'abbiamo fatto per 90 minuti, quindi dico sempre che il risultato è figlio della prestazione. Oggi la prestazione c'è stata, però dovevamo stare più attenti sul gol del calcio d'angolo, dove sicuramente non abbiamo rispettato, ecco, le disposizioni fatte prima della gara e quindi siamo stati puniti per la nostra ingenuità. Poi c'è stato il 2-0 su una ripartenza e è andato tutto storto. Ecco. Mister D'Addario, una vittoria per 2-0. Che metteva in palio punti pesanti in chiave playoff, che la Vastese è riuscita a vincere massimizzando al massimo le occasioni avute. Ma dobbiamo fare così, magari ottimizziamo sempre le occasioni avute. Domenica scorsa non le abbiamo ottimizzate affatto perché abbiamo avuto 6 occasioni e non le abbiamo realizzate. È vero, è stata una partita in cui effettivamente lo 0-0 vi stava stretto. No, dovevamo vincere. Questa contro il Matese, contro altre 7 squadre e quindi oggi siamo contenti perché abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Caso non ci fosse una cornice di pubblico per, diciamo, adeguata per questo derby. E io sono abituato, sono un anno e mezzo che sto qui, forse ho visto una partita insomma con 200 spettatori, quindi ci può dispiacere questo, ma ormai abbiamo fatto l'abitudine. Ci esaltiamo quando poi andiamo dalle altre parti e giochiamo contro 2500 spettatori, 1500, ci fa enormemente piacere, ma se le regole sono queste dobbiamo rispettarle. Con questi 3 punti la Vastese si avvicina ancora di più alla zona playoff, insomma cercare un piazzamento tra le prime 5 è un obiettivo, insomma, che la Vastese assolutamente merita e può perseguire. Guardi, dovrei, lei è una signorina, quindi merita grandissimo rispetto. Io le dico semplicemente che i 42 punti ci portano a guardare la salvezza con un certo occhio. E quindi noi siamo abituati a lavorare, non a illudere o mandare messaggi che non sono quelli che vogliamo mandare. Noi